Parlando di acquisti di stagione per una città che si affaccia sul mare come Fano, viene spontaneo rivolgere il pensiero al mercato ittico e, paragonandolo al momento poco felice del mondo agricolo, viene spontaneo citare un noto proverbio italico che dice «Se Atene piange, Sparta non ride». Sì, perché se carciofi, asparagi, verdure a foglia larga o frutta di stagione latitano sui banchi dei fruttivendoli, non è che canocchie o sogliole abbondino sui marmi dei pescivendoli. Quali sono allora le difficoltà per consumatori e rivenditori in ambito ittico in questo particolare periodo dell'anno, anche naturalmente in previsione dei menù per le imminenti festività pasquali? Signora, vedo che sta scegliendo un po' di pesce, cosa? Le spigole, le spigole, come le fa? Li faccio al forno con le patate, li faccio in umido, li faccio un po' come, un po' come in sto periodo lo consuma un po' di più o diciamo che ma voi... un po' di meno veramente. Un po' di meno. Che pesce si trova in sto periodo? Poco di tutto, però molto poco. Qual è in questo periodo? Cosa si vorrebbe? Ma come sempre, chiedono le alici, il pesce azzurro soprattutto. Questo periodo, sotto Pasqua, cosa consuma più o meno la gente? Consumano calamari, seppie, spiedini, soprattutto pesce senza spine, code di rospo, tutte quelle cose lì, sughi già pronti. Baccalà? Baccalà un po' di meno che a Natale, però un pochino ancora lo usano, ecco. Calamari. Un bel sughetto di calamari. Ecco. Va bene, va grazie. Bene. Si spende poco e si mangia bene. Che pesci si trova in sto periodo? Allora, abbiamo abbondanza di rospetti, troviamo i merluzzi, troviamo il gambero fresco, le mazzancolle mancano. Pesce ce n'è, pesce si trova, c'è i brodetti. La gente cosa compra in sto periodo? Si ha da fare col brodetto, si ha da fare col brodetti. Con gli arrosti, pesce ce n'è, non strano. Sì, il pesce ce n'è, i prezzi sono giusti. Accorrete. Scusate, posso chiedervi il pesce certo. Che avete comprato? Abbiamo comprato un po' di scampetti per fare il sugo con un po' di totanini. Poi abbiamo preso delle sogliole e poi abbiamo preso anche lumachine. Delle lumachine da fare in porchetta, perché quelle lì sono quelle che pescano senza esca, quindi sono, diciamo che puzzano un po' meno. Allora. I prezzi come li avete trovati? Ma questa bancarella qui. In questa qui abbastanza buoni e ovviamente essendo vicino a Pasqua qualcosa aumenta. Forse il mare non ha agevolato molto. E il mare poi ultimamente non è stato manco bello. È abbonacciato poi ieri, tra ieri e oggi, quindi non c'è... La signora l'ha detto, infatti, ha detto che c'è qualche problema per i prezzi perché chiaramente sono un po' aumentati, ma è dovuto anche al mare, credo, che sicuramente. Non permette un'uscita idea. Un'uscita idea. Bene, allora buon pranzo e grazie. Buon Pasqua. Grazie, buona complimenti Pasqua. Di nuovo, arrivederci. Ciao.